Ma buondì a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati questo martedì con un nuovo Doppia Frizione React. I video che stiamo per vedere sono della terza settimana di gennaio, quindi direi di iniziare subito. Ok, abbiamo le nostre cuffie, cellulare in mano e via. Ok, subito neve. Ah, subito VRC. Saranno i Shakedown probabilmente, ok. Questo qui dovrebbe essere Brin che si è nevato. Vediamo. No, o sono solo test. Ah, ok. Boh, si spenta la macchina. Vabbè, non è un vero e proprio incidente, però era bello vedere. Oh, Madonna, tutto di traverso. Non ho visto chi era, mai nella vita. Orca vacca, che tegola. Oh, continua. Oh, così, tranquillo. Ok, altro ragno di no. Oh, non si vede più niente. Ok? Ok, non credo che si sia cappottato, comunque credo che abbia fatto solo un dritto, cioè abbia preso l'albero e si sia rimesso dritto. Ok, comunque. OD4! No! OD4! Non va bene, non va bene. Altro rally sulla neve. Vedremo, vedremo. Ok, Ford Escort. Oh, cappottone incredibile! Marotos, ovviamente. Ok, altro rally. Tutti i rally sulla neve oggi. Niente, non si è visto praticamente un cavolo. Ok, dai, fuori mi sembra un Ford. Non si capisce, non si capisce. No, dai, un motore no, però non era Ford. Questo qui è un Ford Escort, sicuro. Madonna. Morino. Boh. Da poco non si vedeva più da quanto andava giù. Treno qui, attenzione. Ok, sempre solita curva comunque. Gira e via. Oh, si salva. Ah, quasi. Si è quasi salvato. Tanto si mimetizza un po' nella neve. Ok, è un Subaru leggerissimo, immagino. Non c'è più neanche più fari. Niente. Fin quando non riesco a guidare poi. Oh, Opel Kadett. Ok, Opel Kadett. Sempre la solita curva, è incredibile. La curva maledetta. Oh, questo qui è pure cappottato, poverino. Ah, però sono già lì con le cinghie. Oh, BMW. BMW sulla neve sono il top, meglio di un Mitsubishi. Cappottone come Kadett, immaginavo. Sempre lì con il gancio traino. Oh, esco. Oh, Madonna. Da lì non la togli più, è posteriore la macchina. Altra Escort, oh, sempre lì. È un'altra curva maledetta, a quanto sembra. Perché i nordici devono fare rally con i posteriori? Non sarebbe tutto più facile prendere un Lancer, un Subaru? Vabbè. Vedi, guarda, guarda. Boh, vabbè. Capisco che hanno magari le chiodate per girare, però. Oh, Audi? Madonna. Niente. Se non ci fosse stata quella palla di fieno ce l'avrebbe fatta. Però c'era, quindi. Oh, il turbo. Oh, il Subarino. Altra palla di fieno. Presa. Oh, Madonna. Mi ha fatto male vederlo. Oh, Madonna, questo qui va. Oh mio Dio, questo qui arrivava a 300 all'ora. E non ha preso. No, anche questo. Ah, l'essere sei, no. Po. Ah, Gesù, no, non mi puoi fare questo. Toyota Celica, muro, albero più che altro, non muro. Ok, è una partenza. Oh, Oioioioioi. questo qui va in contromano. Non premere, non the fuck? Bestemmie, Non parole, premere, sì, robot. va bene. Comunque ero nervoso anche qua. Ok, rimaniamo in pista. MGZR davanti. Ha messo anche la. Oh. Bruttissimo, bruttissimo, ha accelerato troppo presto. Mi sa che. Oh, ritornano anche in strada. Infatti lo sterzo era. Oh, che dolore. Ok, mi sembra. Cos'è? Torneo Toyota, cos'è sta cosa? Ok, Here we go. GT86. O BRZ, no, Okay. GT86. Now around the outside on Sempre team, circuiti. Ah, gli ha fatto la Wallace manovra T. Chance pass there as well. Oh no. Porca Oh, vacca, Kevin che Ransley tegola. wide and into the Questa è wall. brutta.
Questa è brutta. Ok, questo circuito lo riconosco, però non mi ricordo il nome, cavolo. Devo andare a rivedermi i circuiti poi. Ok, credo che sia da un'altra prospettiva. Sì, è un'altra prospettiva. Erano tutte MX5 a quanto sembra. Che tegole oggi, oh. Mamma mia. Veramente. Cerca di riprendersi, però. Questi sono tutti BMW antichissimi, degli anni 80. Mamma mia. Oddio, cosa succede? Oh! Forse un Volvo, non lo so. Non mi ricordo. Cioè, non capisco bene. Ok, motocross. Oh, madonna! Mi fa sempre un botto fastidio vedere le persone del motocross che passano davanti e c'è il tipo sotto che... Ok, Speedway, oh... Sì, tra l'altro questo sport si chiama Speedway... Motorcycle, Speedway, cosa del genere... Micro Machine! Ha tirato una botta contro il muro! Niente, cappottone incredibile... niente... Ok, il video è finito qui... direi che il bastardo del giorno se lo aggiudica quello del GT86 che ha fatto la manovra della polizia americana. Il tipo è andato a sbattere contro il 200 all'ora contro il muro di gomme. Però comunque anche se è un muro di gomme fa male, ne sono abbastanza sicuro. Io direi che possiamo anche toglierci le cuffie e vi mando a Doppia Frizione News, che esce tra 2 giorni alle 2 giovedì. E niente, ci al prossimo video.